Eminenza, lei a Ferragosto ha lanciato un grande appello per la pace in Terra Santa. In questi giorni sembrano aprirsi degli spiragli negoziali. Come vede la situazione? Siamo a un punto di rimente, una sorta di ultimo treno, se si può usare questa espressione. Ci sono tutte le condizioni per poter chiudere questo negoziato, ma c'è ancora molto lavoro da fare, tanti ostacoli, tutto ancora può degenerare. Quindi bisogna lavorare molto a livello internazionale, con la pressione soprattutto degli Stati Uniti e dei mediatori, perché si volti veramente pagina e alla fase militare segua quella politica, che è l'unica che può dare prospettiva. Com'è la situazione ora? Situazione drammatica, resta drammatica a Gaza innanzitutto, ma non solo, anche nella Cisgiordania, nella West Bank, anche nel nord Israele, il confine con il Libano. Diciamo che è una situazione di grande stanchezza, di grande sfiducia, dove tutti gli elementi sono presenti sia per chiudere che per allargare il conflitto. Ci sono germogli di speranze di pace? Germogli di speranze a livello istituzionale è molto difficile vederli, diciamo la verità, però nel territorio ci sono tanti germogli, tante persone, associazioni, gruppi che non si arrendono a questa situazione.